ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La spiaggia di Fiorenzuola di Focara, una perla nel parco San Bartolo di Pesaro, è stata inserita dal quotidiano britannico The Guardian tra le 40 spiagge più belle d'Italia. L'unico accesso per raggiungerla, oltre all'arrivo via mare, è il lungo percorso di strada marina di Fiorenzuola, che nel corso degli anni è stato interessato da frane e smottamenti. Il maltempo dello scorso 16 maggio ha creato ulteriori problemi e il comune ha posizionato transenne e divieti. Il sentiero è stato in buona parte liberato dal fango e dagli ammassi di terra liberati dalla falesia. E i fruitori della spiaggia non mancano anche nei giorni infrasettimanali. Quando posso vengo volentieri perché è tranquilla. Il percorso non è... Il problema è che è un po' trascurata come pulizia, però poi magari forse anche quello è il fascino, no? Che ha un po' questa zona un po' selvaggia. C'è sempre un po' il San Bartolo che ha una sua fragilità, no? Nella falesia, cioè, fa sempre un po' di timore e preoccupazione. Sì. Sì, abbiamo avuto due eventi, prima il fuoco e poi tutta quest'acqua. Si spera che tenga, perché questo è un piccolo paradiso terrestre. Sì, sì, questa qui è una delle spiagge, una delle poche spiagge ancora, diciamo così, incontaminate. Non mi piacciono le spiagge tutte attrezzate, dove un formicolaio. Non è facile arrivarci, no, per il percorso, però in qualche modo ci si arriva. Sì, adesso bisogna vedere risalire quando se arrivo. Dovrei arrivarci, però ci vorrà mezz'ora andare su perché è parecchio. Però è bella, molto bella. Io sono di Rimini. Le piace la spiaggia di Fiorenzuola? Moltissimo. Appena possiamo io e mio amico veniamo. Non è stato facile venire giù, ci sono state delle frane, adesso è stato ripulito però ancora. Facile non è facile. Soprattutto perché bisogna portarsi dietro acqua, tutto, perché qui non c'è niente.